il Re Cappone! Il riassunto che ti aiuta a ricordare quello che hai già visto, ma te lo sei dimenticato perché guardi troppe serie. Benvenuti a Westworld! Il parco a tema selvaggio West, popolato da androidi intrappolati in loop narrativi dove tutto è concesso. Il parco, ideato da Arnold Ford e gestito dalla multinazionale Delos, è talmente un successo che fanno pure gli spin-off e ci va un sacco di gente facoltosa a fare le peggio porcherie. Tipo William, che decide di essere il cattivo del parco per 30 anni. Vabbè, tutto sembra andare per il verso giusto finché alcuni residenti sviluppano una coscienza e scoprono come stanno realmente le cose. Diciamo che non la prendono bene. Dolores fa un massacro e decide che gli umani sono degli infami ed è tempo per gli androidi di conquistare il mondo. Maeve, invece, ottiene dei power-up e cerca di salvare gli androidi e portarli nell'oltrevalle per liberarli. La ribellione ha inizio. Momento Bernard. Scopre di essere Arnold, il fondatore di Westworld, insieme a Ford, ma in versione digitale e sbrocca un pelo pure lui. Si ricorda inoltre che il parco è in realtà un esperimento per rubare i pattern cognitivi degli umani e usarli per raggiungere l'immortalità. Alla fine muoiono un sacco di androidi e persone, tranne Dolores che, fingendosi Charlotte, se ne scappa dal parco e arriva nel mondo reale con 5 altri residenti nella borsetta. È mosso, androidi amari per tutti! Vabbè, Dolores nel corpo di Charlotte vuole privatizzare la Delos e ricominciare a creare androidi. Ma c'è anche Dolores che si è ambientata bene nel mondo reale. Uccide gente, ruba soldi e si mette alle calcagna della Insight, l'azienda che ha sviluppato Rehoboam, una IA che controlla l'umanità predicendo e di fatto stabilendo il loro futuro. Momento Bernard. Decide di tornare a Westworld, dove incontra un redivivo Stubbs. I due decidono di... Oh, ma quello è Drogon. Comunque, si alleano per fermare Dolores. La bella androide incontra Caleb, ex soldato che sbarca il lunario svolgendo lavori tramite un'app. Praticamente GTA nella vita reale. I due diventano BFF. E non dimentichiamoci di Maeve, che no, non è morta, anzi, se la spassa picchiando nazisti. Ma è tutta una simulazione! Si risveglia infatti nel mondo reale a casa di Serac, paparino di Rehoboam, che conta su di lei per fermare Dolores e recuperare i dati raccolti dalla Delos, così da affinare le predizioni dell'IA. Ma Caleb e Dolores spoilerano a tutta l'umanità la vita decisa per loro da Rehoboam. Serac diventa il proprietario della Delos e smaschera Charlotte Dolores, che fugge grazie all'aiuto di un gigarobottone, per poi saltare in aria con marito e figlio. Si salva, in stile Star Wars, arrabbiatissima con Dolores. Ma dov'è William? È stato internato da Charlotte Dolores e tra una seduta terapeutica virtuale e l'altra capisce il senso della sua vita: eliminare tutti gli androidi. Tra katane, prigioni segrete per umani non conformi e Dolores Terminator, arriviamo al mega scontro finale. Dolores viene catturata da Serac, che le scansiona la memoria alla ricerca della chiave di sicurezza per accedere ai dati. Nel farlo, però, le cancella i ricordi. Hasta la vista, Dolores. E adesso? Maeve fa fuori tutti, tranne Caleb e Serac. Caleb elimina Rehoboam. Il mondo discende nel caos. Fine? Assolutamente no! William rintraccia Charlotte Dolores ed è pronto ad ucciderla, salvo venire ammazzato dalla sua copia. Bernard invece scopre che la chiave per arrivare all'oltrevalle è nella sua mente e si fa un viaggio virtuale per cercarla, per poi risvegliarsi non si sa quanti anni dopo. Ci rivediamo a Westworld.